Il decreto sisma è una dimostrazione di come il governo Meloni attenzioni il percorso di ricostruzione e in particolar modo la regione Abruzzo. Pertanto certezze per quanto riguarda il personale del sisma che potrà essere stabilizzato nei comuni, negli uffici speciali, nelle regioni. Più forza al commissario Castelli che potrà gestire il percorso di ricostruzione con capacità performante degna di un potere commissariale vero, potenziato anche in relazione al PNRR con riferimento al fondo complementare dedicato ai crateri 2009 e 2016-17. Più forza alle protezioni civili regionali con implementazione dei fondi a sostegno in particolar modo della prevenzione e poi per quanto riguarda chiaramente il bonus sisma. Quello che abbiamo lottato è per tenere il cratere 2009-2016-17 fuori dal blocco della cessione dei crediti, pertanto questo sta per essere ottenuto, è una trattativa che il governo sta andando benissimo, pertanto avremo la capacità di continuare con la cessione di crediti sia per quanto riguarda la fase dell'accollo sia per quanto riguarda il sisma bonus rafforzato, tenendo fuori anche le ATER che potranno continuare a beneficiare della misura sisma bonus.